Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella nostra cucina. Oggi vogliamo tenervi compagnia con delle ricette semplicissime, veloci da realizzare e con pochi ingredienti e semplici e soprattutto accessibili a tutti. In questo periodo siamo tutti a casa e quindi perché non approfittarne per mangiare meglio, stare appunto bene e rafforzare il nostro sistema immunitario con gli alimenti giusti. Direi che possiamo cominciare, anzi prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube, in questo modo non vi perderete i prossimi video che pubblichiamo. Allora, per la ricetta di oggi io ho pensato, per la prima ricetta perché non ce n'è solo una, ho pensato di proporvi un'insalata primavera, facilissima, a base di proteine e delle verdure di stagione che ho scelto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è condire il nostro tacchino. Io qua ho due fettine di tacchino e corrispondono a circa 250 grammi. Adesso le metto in una ciotola. E vado a condirle con dell'olio, qui potete scegliere l'olio che preferite, olio d'oliva, di vinacciolo, di girasole, in questo caso utilizzerò l'olio di vinacciolo. Aggiungo un filo d'olio, poi aggiungiamo anche del sale, due pizzichi di sale, e un pizzico di pepe, potete tranquillamente omettere il pepe se non potete utilizzarlo. Ok, adesso aggiungiamo anche il succo di circa mezzo limone, quindi lo tagliamo a metà e lo spremiamo. Facciamo attenzione che non ci siano i semi, quindi li possiamo anche rimuovere e poi spremiamo. Questo è un condimento molto semplice, voi potete tranquillamente omettere il limone oppure utilizzare, non so, dell'origano oppure altre spezie che preferite. Adesso mescoliamo leggermente così facciamo insaporire tutta la carne e adesso la cuociamo in padella. Quando la nostra padella sarà abbastanza calda, cuociamo le fettine. A questo punto possiamo anche girarle dall'altro lato con una forchetta e continuiamo la cottura. Una volta pronta la nostra carne, la possiamo mettere su un piatto e la mettiamo da parte perché adesso ci prepariamo gli ortaggi. Quindi, per questa insalata io ho scelto una varietà di ortaggi molto semplici che potete trovare tranquillamente, come del sedano, delle carote, un cipollotto e dei ravanelli. Adesso cominciamo con il sedano, quindi andiamo a tagliarlo a tocchetti. Ovviamente io ho già lavato tutte le verdure, fatelo anche voi. Lo tagliamo a tocchetti abbastanza piccoli. Se non vi piace il sedano crudo potete tranquillamente ometterlo. Benissimo. Adesso prendiamo un'altra ciotola nella quale faremo la nostra insalata. E man mano che tagliamo tutti gli ortaggi li aggiungiamo nella ciotola. Una volta tagliato il sedano possiamo tagliare anche il cipollotto. Io in questo caso lo taglio sempre a tocchetti abbastanza fini. Perfetto. E lo unisco nella ciotola. Poi qua ho due carote che potete o grattugiarle oppure le tagliate a rondelle. Io preferisco grattugiarle perché sono molto più piacevole la carota grattugiata. Quindi prendo la grattugia e poi le grattugio sui fori più larghi della grattugia. Diana, che cosa stai preparando di buono? Un'insalata! Un'insalata? Sì, sì, sì. Posso sì, prendere sì. Una carotina? No, queste sono per la ricetta. Torna a fare le riprese. Allora, a questo punto anche le carote sono pronte, grattugiate, le mettiamo insieme agli altri ingredienti e ci mancano soltanto i ravanelli. Qua io ho un mazzetto di ravanelli, ma ne utilizzerò soltanto un paio. Non so, facciamo tre ravanelli. Allora, questi non li ho sciacquati, quindi vado a sciacquarli. E adesso possiamo tagliarli o a cubetti oppure a rondelle, come preferite voi. Io li taglierò
a rondelle, in questo modo. Se non potete utilizzare i ravanelli, potete tranquillamente ometterli. Si possono mettere anche delle olive, per esempio, o comunque qualsiasi cosa avete in casa. Benissimo, adesso aggiungiamo anche i ravanelli nella nostra insalata e a questo punto possiamo tagliare la nostra carne che abbiamo cotto precedentemente. La tagliamo semplicemente a pezzetti. Nel frattempo si è anche raffreddata un po', quindi è perfetta. Vi ricordo anche che al posto del tacchino potete tranquillamente utilizzare anche un altro tipo di carne, per esempio la carne rossa, oppure potete aggiungere anche del tonno semplicemente nell'insalata. Usate la vostra fantasia. È quello che avete in casa. Benissimo, ora che anche la nostra carne è pronta, la aggiungiamo al resto degli ingredienti. A questo punto, intanto diamo una pulita, così possiamo completare la nostra insalata. A questo punto possiamo condirla. Allora, qui potete scegliere un po' in base ai vostri gusti. Io ho preparato della maionese fatta in casa, del succo di limone se volete, del sale e ovviamente un goccio d'olio. Allora, se volete aggiungere anche un po' di verde in più, potete usare anche della valeriana, come ho preparato io qui. Aggiungo una bella manciata, così abbiamo anche un'insalata più corposa, diciamo. E adesso condiamo, quindi aggiungiamo prima due pizzichi di sale, aggiungiamo anche un filo d'olio abbondante perché ne abbiamo tanta di insalata. Possiamo aggiungere del succo di limone, e infine un cucchiaino di maionese, un cucchiaino abbondante direi, giusto per dare un po' di cremosità alla nostra insalata. A questo punto possiamo prendere due bei cucchiai grandi e cominciare a mescolare. Benissimo, la nostra insalata è pronta, c'è un profumino veramente delizioso e adesso possiamo impiattare. Benissimo, ecco la nostra insalata è pronta. Queste dosi sono per due persone, voi potete tranquillamente raddoppiare le dosi in base a quanti siete in famiglia. E niente, adesso ce la gustiamo. E intanto ci vediamo con la seconda ricetta. Per la seconda ricetta ho deciso di preparare una buonissima frittata con gli spinaci. Allora, si prepara in pochissimi passi e con pochi ingredienti, quindi partiamo subito. Io qua ho preparato 100 grammi circa di spinaci freschi, vanno bene anche quelli surgelati, e adesso dobbiamo semplicemente tagliarli finemente. Al posto degli spinaci potete tranquillamente utilizzare anche delle bietole. Benissimo, adesso pronti gli spinaci, possiamo aggiungerli in una ciotola. Ovviamente gli spinaci li ho lavati prima, mi raccomando, fatelo anche voi. Li aggiungiamo nella ciotola e poi tagliamo finemente anche delle foglie di sedano che daranno un buonissimo sapore alla nostra frittata. Benissimo, aggiungiamo anche il sedano nella ciotola. E a questo punto possiamo aggiungere le uova. Io qua ho 3 uova. Queste dosi sono sempre per 2 persone. Voi potete tranquillamente raddoppiare tutte le ricette che io vi propongo, se siete tanti in famiglia. A questo punto condiamo anche con del sale. Aggiungiamo 2 pizzichi di sale. Poi qui potete scegliere delle spezie che voi preferite. Io ho scelto del curry in polvere, quindi vado ad aggiungere una bella spolverata di curry. Poi io aggiungerò anche dell'aglio in polvere e poi infine dell'erba cipollina. Ovviamente voi potete omettere o sostituire queste spezie o erbe aromatiche in base ai vostri gusti. Ci potrebbe andare bene anche del basilico secco, per esempio. Cos'altro possiamo metterci? Delle olive verdi, se potete ovviamente mangiarle, oppure dell'origano. Benissimo, adesso non ci resta che mescolare la nostra frittata. Aggiungiamo quindi un filo d'olio sottile sottile nella padella e la facciamo scaldare. Quando la padella sarà calda, aggiungiamo la nostra frittata. E la distribuiamo bene con la forchetta. Abbassiamo anche la fiamma e la facciamo cuocere a fuoco lento, coprendola con un coperchio. A questo punto giriamo la frittata
in questo modo e poi la rimettiamo in padella. L'abbiamo lasciata cuocere per altri 2 minuti e adesso la nostra frittata è pronta. Andiamo a condirla. Allora, ho preso un piatto e adesso vado a mettere la mia frittata sul piatto. Allora, adesso la frittata si può servire così com'è, semplicissima, altrimenti potete aggiungere del tonno, come farò io, e dell'insalata. Qua ho del radicchio e pan di zucchero. Quindi, aggiungiamo prima l'insalata. Ok, e adesso possiamo aggiungere del tonno. Io qui ho circa 60 grammi di tonno. Vado semplicemente a sbriciolarlo sopra. A questo punto possiamo condire proprio con un filo sottile d'olio, visto che l'insalata comunque non è condita, e anche un pizzico di sale, per lo stesso motivo. E la nostra frittata è pronta. Eccola qua. È perfetta per cena, è un piatto leggerissimo e, come avete visto, si prepara in pochissimo tempo. Io spero vi piaccia questa ricetta e adesso andiamo a vedere qual è la terza. Eccoci arrivati alla terza ricetta. Ho deciso di proporvi degli straccetti di vitello al limone con carciofi. È un piatto molto molto semplice che si prepara sempre in poco tempo, perfetto tra l'altro per cena, quindi cominciamo subito. Allora, per la ricetta ci serviranno 4 carciofi. Io alcuni li ho già puliti e ne ho lasciato uno da parte per farvi vedere come pulirlo. È molto semplice. Allora, cominciamo subito a rimuovere le foglie più dure all'esterno. Dobbiamo rimuovere tutte le foglie più dure in modo da arrivare alla parte centrale più morbida. Lo so che sembra che stiamo sprecando un sacco, in realtà, però ne vale la pena e soprattutto le foglie dure non si possono masticare. Benissimo, a questo punto rimuoviamo anche la punta perché è durissima. Come avete visto, ho rimosso una bella parte, un bel pezzo della punta e dobbiamo ottenere un carciofo del genere. Questa è la parte morbida. Adesso tagliamo il carciofo a metà, poi di nuovo a metà e con un coltello rimuoviamo anche la barbetta all'interno. Benissimo, a questo punto possiamo immergere i nostri carciofi in una ciotola che io ho riempito con acqua e il succo di mezzo limone. In questo modo i carciofi non diventano neri, non diventano scuri. A questo punto taglio anche gli altri 2 carciofi e rimuovo la barbetta all'interno. A questo punto i nostri carciofi sono pronti, possiamo cuocerli. Io li cuocerò in padella con acqua e sale, semplicemente così. Andiamo. Aggiungo quindi i carciofi nella padella. Poi copro con una tazza abbondante di acqua. Ovviamente, se necessario, poi durante la cottura ne aggiungo altra di acqua. Poi aggiungo anche 2 bei pizzichi di sale e li faccio cuocere fino a quando diventeranno morbidi. Ci vorranno una 20 di minuti circa. Possiamo anche coprire con un coperchio in modo da creare più umidità all'interno della padella e quindi far cuocere i carciofi un po' più in fretta. Ecco qua, i nostri carciofi sono pronti. Ora possiamo metterli da parte e preparare la nostra carne. A questo punto possiamo preparare i nostri straccetti di carne. Io qua ho 3 fettine che corrispondono a circa 350 grammi e adesso andiamo a tagliarle appunto a striscioline. Le sovrappongo e comincio a tagliare. A questo punto possiamo spostare gli straccetti in una ciotola e poi li condiamo. Io utilizzerò dell'olio di vinacciolo, del sale e il succo di mezzo limone. Quindi aggiungiamo un filo d'olio, spremiamo il limone e poi 2 pizzichi di sale. Ora mescoliamo il tutto e ci spostiamo in padella per cuocerli. Scaldiamo la padella e poi li cuociamo.
Benissimo, i nostri straccetti sono pronti e adesso non ci resta che impiattare. Allora, in un piatto aggiungiamo i nostri straccetti, poi i carciofi. Adesso possiamo condire con un filo d'olio il tutto e poi, se volete, una spolverata di prezzemolo fresco per aggiungere un po' di colore al piatto. Ecco qua, pronto il nostro piatto, semplicissimo, con pochissimi ingredienti, accessibile a tutti, è un piatto perfetto per la vostra cena. Allora ragazzi, io spero che queste ricette vi siano piaciute e che le proverete anche voi, ma prima di concludere io voglio chiamare un assaggiatore esperto. Vediamo un po' se vi ricordate chi è, se lo conoscete. Ragazzi, adesso devo assaggiare io perché devo vedere qual è la migliore. Allora. Ok, vediamo un po'. Prendi pure la forchetta. Ok. E io già, vabbè. Devo assaggiare tutte e tre? Okay. In teoria sì, dai, così dai il verdetto, ci fai sapere qual è la tua preferita. Quale vince? Questo è veramente buono. Ok. Un carciofo e uno straccetto. Il carciofo è un po' grande, poi... ma tu ce la puoi fare. Buono, ok, questo approvato. Sarà difficile scegliere. E l'ultima? Questa secondo me è la mia preferita. Perché a me piacciono tanto le frittate. Piano, piano. Infatti, come immaginavo... Vince questa? È la mia preferita, sì. Dai, per me vince questa in realtà. Gusti diversi. Lo so. Allora, voi ovviamente ci farete sapere quale vi è piaciuta di più e quale proverete soprattutto. E niente ragazzi, come sempre spero vi siano piaciute le ricette e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale in modo da non perdervi tutte le ricette che pubblicheremo d'ora in poi, anche perché abbiamo un sacco di sorprese per voi nelle prossime settimane. E grazie per averci seguito, ultime alla parole. Prossima video ricetta. Ciao. Ciao a tutti, un bacio!